Io sono Rosaria Albanese e oggi abbiamo il solito convegno organizzato dall'Associazione Motus per ricordare Zingarelli. Il tema quest'anno è la comunicazione tra nuove e vecchie forme. L'analizzeremo parlando della comunicazione a scuola, della comunicazione giornalistica e della comunicazione mediata, e lo faremo assieme ai nostri ospiti, rappresentanti della scuola, della Crusca, del mondo dello spettacolo, del mondo dell'università. Abbiamo innanzitutto la professoressa Carmela Cozzoli, docente da 40 anni e soprattutto tra le socie fondatrici del club Inner Wind di Cerignola. Lei continua nella sua carriera a collaborare con la scuola. A rappresentare l'università abbiamo la professoressa Floriana Conte, premiata con la menzione speciale Premio Nazionale di Giornalismo Antonio Maglio 2023. Lei è autrice di 60 saggi scientifici, di 6 libri e di 2 cataloghi per mostre, nonché docente di storia d'arte moderna all'Università di Foggia e specializzata in cultura digitale. Abbiamo il professor Trifone Gargano, professore dell'Università di Bari, insegna linguistica e letteratura italiana nei licei e nell'università, è autore di numerose pubblicazioni molto originali, perché il professor Gargano ha un modo tutto suo di guardare alla letteratura, un modo originale, sicuramente molto comunicativo e molto vicino ai giovani. Abbiamo con noi anche Gabriella Alfieri, rappresentante dell'Accademia della Crusca. La professoressa Alfieri, che è una docente di storia della lingua italiana all'Università di Catania, ha all'attivo 156 pubblicazioni, di cui 10 volumi e decine di articoli per riviste e contributi a congressi internazionali. Abbiamo il professor Rosario Coluccia, ordinario di linguistica italiana all'Università del Salento, e soprattutto è il secondo pugliese accademico ordinario della Crusca, il secondo dopo Nicola Zingarelli. A rappresentare la Chiesa abbiamo Don Ignazio Pedone, il parroco della parrocchia Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. Anche lui è stato insegnante per 20 anni e soprattutto è direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali ed Edilizia di Culto della Diocesi, direttore del Polo Museale di Ascoli Satriano, dell'Archivio Storico della Diocesi e della Biblioteca, nonché consigliere dell'Istituto Sostentamento Clero Diocesano e membro della Commissione Liturgica Diocesana. E poi abbiamo con noi, a rappresentare il mondo dello spettacolo, l'eclettico, ironico, Mingo De Pasquale, che tutti avete conosciuto sicuramente per i servizi di Striscia la Notizia, ma in realtà Mingo è un attore e quindi perfettamente in linea con questa edizione del Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli, che porta proprio tra le sue novità la rappresentazione teatrale dei libri in gara, una cosa che per la prima volta viene fatta ad un premio letterario. Allora, signori, noi oggi parliamo di comunicazione tra vecchie e nuove forme, quindi passiamo dalla poesia, dai poemi, da quello che era una volta, a quello che invece è oggi la comunicazione, no? Digitale, una lingua che si evolve. Mi rivolgo agli accademici della Crusca per iniziare, no? Questa lingua che oggi è fatta di anglicismi, neologismi, o come li ama chiamare un mio zio, giovanilismi. Una lingua che si evolve nella scrittura e nella pronuncia. Come la Crusca accetta e si coniuga con tutto questo? Si sente. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, e vorrei esprimere la mia felicità di trovarmi qui in questo contesto così accogliente, così denso e fervido di stimoli culturali.
Per rispondere alla sua domanda, naterralmente mi terrò in tempi rigorosamente stretti. Vorrei precisare che la lingua non è solo lessico, questo naturalmente è una premessa indispensabile, perché noi spesso nella divulgazione linguistica, sia del giornalismo che in generale dei media, si punta al lessico e alla fraseologia soltanto. La lingua è struttura, è sintassi, è morfologia, è tutto un sistema formato sottostrutture con cui noi comunichiamo. È chiaro che il lessico è la parte più appariscente ed è anche la più duttile, la più aperta ai cambiamenti. L'atteggiamento dell'Accademia della Crusca, ma anche quello che io ho adottato grazie al mio grande maestro Giovanni Nencioni, che poi è stato il presidente per tanto tempo dell'Accademia della Crusca, è quello di osservare, giudicare e orientare, ma non reprimere, perché reprimere o proibire senza spiegare è chiaramente, anche da un punto di vista educativo, e questo i genitori e gli educatori lo sanno, è decisamente l'atteggiamento più sbagliato, ce lo dicono anche gli psicoterapeuti ultimamente. Bisogna, anche i bambini molto piccoli si devono fare ragionare, bisogna sempre spiegare le motivazioni. Per quanto riguarda, ci fermiamo naturalmente alla sua richiesta, neologismi e anglicismi, va valutata la funzionalità. In una lingua, la lingua è uno strumento, non è un mobile d'antiquariato o un'opera d'arte che dobbiamo mettere in un museo. La lingua ci deve servire per comunicare, quindi quando un forestierismo in genere, un anglicismo, del resto è quello che, come tutti sanno, diceva Machiavelli, quando una nuova parola è legata a un nuovo oggetto, a un nuovo concetto culturale, a una nuova entità, ed è necessaria e non è sostituibile con una parola nella lingua di accoglienza, come in questo caso l'italiano, allora va accolta perché serve, funzionale. Quando invece è ridondante, è modaiola, allora non va accolta. Questo è il criterio universale, insomma il criterio pratico. Per fare qualche esempio, parole come wifi, computer, per computer ci sarebbe stato elaboratore, calcolatore, ma come hanno fatto i francesi che dicono ordinateur, ma era poco funzionale, quindi computer è entrato. Ci sono invece parole, anglicismi del tutto modaioli, inutili, come t-shirt per maglietta, per esempio, il primo che mi viene in mente. Ecco, questi forse andrebbero un po' distinti, e il compito degli educatori linguistici, quindi tutti i professori, i maestri elementari, i professori di lingua italiana a scuola, forse dovrebbero orientare gli studenti e far capire che non è bene adattarsi troppo supinamente alle mode. Quando è funzionale, l'anglicismo, il francesismo lo adottiamo, l'italiano in questa è una lingua molto più accogliente, intelligente, se mi permettete di dire, rispetto alle altre culture. I neologismi. Neologismo, pensiamo a Petaloso, insomma, su cui la Crusca tanti anni fa è anche intervenuta. È stato un neologismo effimero, era molto creativo, ma è stato effimero. Quindi i neologismi è un po' la stessa cosa, le parole è l'uso che decide, sono i parlanti, siamo noi i governatori della lingua. Quindi se una parola viene accolta, una parola nuova entra nell'uso, altrimenti no, muore da sola. Quello su cui vorrei brevissimamente attirare l'attenzione a questo proposito, invece, il vero problema, secondo me, e lo vedo anche come docente universitaria, è la tendenza a quella che io chiamo la lingua a orecchio, a un uso approssimativo della lingua, che colpisce sia il lessico, sia l'uso, per esempio, delle preposizioni. Faccio due esempi rapidissimamente. Pochi giorni fa facevo esami, storia delle lingue italiane ovviamente implica anche domande sulla letteratura, e una studentessa di laurea magistrale, quindi che sta per laurearsi, a proposito di una corrente poetica, mi diceva: questo poeta è sentimentalista. E le ho detto: guardi che sentimentalista è un neologismo che sta creando lei in questo momento, perché semmai si dice sentimentale, è un'attitudine sentimentale alla poesia.
ha guardato un po' stranita, non molto convinta, insomma, di questo. Quindi c'è questa tendenza, oppure nelle parafrasi, per esempio, c'era il verbo contendere e me l'ha spiegato uno studente come comprendere, perché fa rima con comprendere. Quindi non bisogna educare, do questi dati di superficie molto estrinseci, me ne rendo conto, però sono dati che probabilmente sono nell'esperienza di voi tutti, quindi attenzione a educare a un uso consapevole e non approssimativo della lingua. Anche i giornalisti, proprio ieri una giornalista della Sette diceva che il berlino si contrappone con l'Italia, con, per la questione, si contrappone all'Italia, però se i modelli, se gli stessi mass media, ecco, una giornalista quando c'è stato, io vengo da Catania, quella mancata da noi quando c'è stato quel caldo feroce in luglio, per una settimana in certi quartieri le tubature sono esplose e quindi è mancata l'acqua. E una giornalista non locale, del TG3 nazionale, diceva l'irrorazione dell'acqua è stata sospesa per erogazione. Ecco, quest'uso approssimativo a orecchio della lingua è questo che mi fa più paura, molto più dei neologismi effimeri o del giovanilese. Quindi l'appello è questo, attenzione anche a voi giovani a curare di più, a combattere questa tendenza. Grazie. Ecco, in realtà il linguaggio giornalistico è proprio portato, no, a seguire molto di più il linguaggio parlato, a seguire molto di più il linguaggio giovane. Professor Coluccia, voleva la parola. Avete ascoltato, rispondo immediatamente alla domanda, ma avete ascoltato prima l'intervento di Gabriella Alfieri, no? La quale cosa ha detto? Ci sono fenomeni che attraversano la nostra lingua, l'italiano contemporaneo, e come misurarsi di fronte a questi fenomeni? Una piccola considerazione. Fino a decenni fa noi dicevamo i padroni della lingua sono, che devo dire, i poeti, i letterati, i filosofi. Adesso abbiamo capito che non è così. Perché adesso nella nostra società le agenzie, uso questa parola un po' sciocca forse, le agenzie che promuovono lingue, che promuovono quindi lessico, eccetera, sono tante. La nostra oggi anche gli influencer. E gli influencer, purtroppo l'italiano usando, viene anche da lì. E stiamo usando una parola che è appunto uno di quegli anglicismi che sono oramai entrati nella percezione comune. La nostra conduttrice ci diceva: come ci comportiamo nei confronti delle proposte linguistiche che vengono da questi numerosi anglicismi? La strada è quella che ci ha indicato prima Gabriella Alfieri. Bisogna ragionare nei confronti delle novità, riflettere nei confronti delle novità, decidere quello che è necessario e quello che è superfluo. Questa è una ipotesi di discriminazione. Ma come si attua tutto questo? Io qui voglio, non perché ne abbiamo alcuni, ma qui voglio richiamare l'importanza fondamentale della scuola e dei professori che operano nella scuola. Lì c'è un elemento fondamentale per farci capire. E allora il tema generale del nostro convegno qual è? Vecchie e nuove forme di comunicazione, no? Per 2 minuti introduco una riflessione che viene sottopongo a voi e che vede coinvolta, come stiamo facendo, il mondo della scuola. Allora, come ci comportiamo nei confronti delle nuove forme di comunicazione? Io ho una linea generale. Vecchio e nuovo debbono coesistere. Come non possiamo ancorarci al passato e dire, no, lo dicevo prima con il mio vicino, il passato era bello oppure il passato era brutto, il nuovo è bellissimo oppure il nuovo è orribile. Non è questa la linea che possiamo perseguire nella scuola e nella società. Noi tutti che siamo qui dobbiamo misurarci con queste forme e vedere che cosa succede. Faccio un unico esempio che mi porterà via 2 minuti: il digitale. Chi potrebbe rinunziare al digitale?
Poi sappiamo quali sono le polemiche, noi ragazzi stanno sempre a guardare il computer, il professore dice non riesco a fare una lezione perché quello guarda in rete, cioè, lo sappiamo. Sappiamo che cosa succede nel mondo della scuola e nel mondo dell'università. Riflettiamo su una cosa però, nella logica che sto cercando di sottoporvi, vecchio e nuovo debbono coesistere. Allora io lavoro col digitale, c'ho il mio telefonino, il mio computer, cioè, sto disimparando a scrivere a mano. È vero o no che sta succedendo questo? Allora cosa dici? Eviti il digitale? No, vecchio e nuovo devono coesistere. Quando vediamo la formulazione di un qualsiasi scritto di un ragazzo 13enne, 14enne, 17enne, 21enne, 22enne anche all'università, oltre ai fenomeni che diceva Gabriella Alfieri prima, che la nostra conduttrice ci sottoponeva, no? Gli anglicismi, i neologismi, la lingua scorretta, eccetera, eccetera. La gente non sa più scrivere a mano e non è un fatto esornativo. I ragazzi delle elementari, gli adolescenti, i preadolescenti, eccetera, non riescono più a compilare un foglio ordinatamente. Dice è un fatto inutile, col digitale me la cavo. Non è vero, perché i ragazzi stanno perdendo la manualità. Non a caso ci sono le scarpe, io ho i lacci ancora, ma ci sono quelle scarpe con le strips, come si dice con un anglicismo, no? Perché? Certo, perché il mercato sottopone quello, ma il mercato vuole quello perché è più facile per un ragazzo che non riesce più ad allacciarsi i lacci, che non riesce a dividere un foglio in quattro ordinatamente. Non è un problema esterno, è un problema fondamentale. Dicevo prima alla professoressa, noi esseri umani che siamo in piedi, siamo quelle che siamo perché abbiamo due doti diverse rispetto agli animali. Abbiamo un cervello forse più sviluppato e abbiamo le mani. Con il cervello e con le mani siamo diventati nel bene e nel male i dominatori del mondo. Nel bene e nel male lo decidiamo tutti quanti insieme. Ma se perdiamo la capacità di scrivere, questo non è un fatto esornativo. Vecchio e nuovo debbono coesistere. Qualcuno diceva dobbiamo andare verso forme di bi-alfabetizzazione, la tradizionale e la nuova. È la grande sfida. Dicevo ai ragazzi prima, se sappiamo fare più cose invece che farne solo una, è un bene o un male? Usiamo questa scatola cranica che il Signore, direbbe il mio vicino, l'evoluzione direbbero altri, questa scatola cranica che ci ha consentito di essere oggi quelli che siamo. Mi spiego? La scrittura, non tocco questa cosa, se capiterà tempo lo diremo, è la lettura, leggere al cellulare o leggere il libro. Biblioteca e computer possono esistere o dobbiamo cancellare l'una a vantaggio dell'altra? È la grande sfida nella quale noi, penso, siamo tutti quanti immersi. Ho rispettato i tempi? Sì, sì, decisamente. E soprattutto ha tirato fuori un grosso problema, no? Che era iniziato con le calcolatrici, è passato attraverso i computer e adesso arriva alle intelligenze artificiali. Professoressa Cozzoli, il professor Coluccia le passa la palla, perché i primi ad applicare questi sistemi, a dover integrare questi sistemi, senza che i ragazzi ci vadano a perdere in intelligenza, in manualità, siete voi della scuola. Quindi quali metodologie si applicano e cosa è cambiato nella comunicazione tra docente e studente? Buongiorno a tutti. Dunque, viviamo un momento di grandi cambiamenti, il momento della globalizzazione, della digitalizzazione, come dicevamo, e questi cambiamenti li abbiamo avvertiti nel mondo della scuola. L'apprendimento oggi non è più semplicemente un accumulare nozioni, ma è soprattutto creare un rapporto emotivo e umano tra docente e alunno. La comunicazione è cambiata. La comunicazione è fondamentale oggi nel mondo della scuola.
E tanto è vero che le competenze comunicative di un docente hanno la stessa importanza di quelle che sono le competenze disciplinari, al punto che è sempre più grande la richiesta di percorsi formativi per i docenti, proprio perché essi possano acquisire una nuova capacità di proporsi al mondo dei ragazzi. Comunicazione, dunque, stiamo parlando di comunicazione. Ma che cos'è la comunicazione? Dal latino communis, comune, mettere insieme, la comunicazione è proprio questo scambio, questo mettere insieme tra individui delle proprie capacità, delle proprie informazioni. E da questo scambio ognuno, è come se ognuno dà qualcosa agli altri. E questo dono è un atto di affetto, di amore, che determina poi un rapporto solido. Nasce il gruppo classe, il gruppo scuola, il gruppo docenti e alunni. Il gruppo delle mamme. È il gruppo delle mamme. Nasce un gruppo legato appunto da questi interessi e sentimenti comuni. Questa è la comunicazione. E oggi è importante che il docente sappia dare agli alunni. Non è tanto importante quello che dice, ma è importante come lo dice, conquistare il mondo dei ragazzi. Mingo, il mondo dei ragazzi. Tu hai una comunicazione tutta tua, che passa da quella che possiamo anche avvicinare alla comunicazione giornalistica, no? Fino a quella che è poi teatrale, televisiva, che magari ha fini pubblicitari e di sponsorizzazioni. Come ti avvicini, magari attraverso il mondo dei social o a quello teatrale, a questi giovani? No, uso questo. Anche se la voce arriva bene. Allora, io, qui c'è tutto un mondo che potrei... Innanzitutto mi ricollego alla professoressa, al professore, che hanno detto delle cose giustissime. Il professore ha detto che bisogna trovare un equilibrio, no? Tra, ed è verissimo, però per esempio io sono uno che continua a leggere, mi piace proprio la manualità del libro, nonostante ci sono, no? Anche sull'iPad oggi possiamo in treno leggere un libro, però io non ci riesco, sono ancora legato a quel piacere proprio del tatto. Poi io ho 57 anni e sono molto giovane dentro, prendo molta melatonina, quindi mi mantengo in forma, vado in palestra, però sono legato anche... Però bisogna dire la verità, professore, diciamo, qua ci sono dei ragazzi, i quotidiani, fra un po' le edicole chiudono, non le legge più nessuno, se non quelli legati a... perché uno ormai c'è tutto sul cellulare, quindi perché io devo andare a comprare il quotidiano? Io compro per esempio ogni tanto il mio giornale, oppure diciamo la verità, lo sfoglio al bar, perché sono legato, faccio colazione e mi piace sfogliarlo, neanche leggerlo, sfogliarlo, sono rimasto, poi se proprio c'è la pagina culturale di Repubblica mi piace, compro, quindi sono legato a dei piaceri miei personali, però quando vado all'edicolante, l'edicolante dice io fra un po' chiuderò, perché non lo compra più nessuno, e questa generazione prende largo la nuova generazione, quindi andrà sempre peggio, professore. Perché, ma purtroppo è un dato di fatto, cioè gli eventi stanno cambiando al di là di tutto, anche il libro è bellissimo leggere, però secondo me, io non so i ragazzi, bisognerebbe sentire loro, penso di io, anche loro sono un po' legati ancora alla carta stampata o no, un pochino, però usate molto la tecnologia, io sono per la tecnologia, se no non sarei mai arrivato qui, grazie, io benedico Google Maps, cioè è stata la mia fortuna, perché riesco ad arrivare dappertutto, quindi ben venga, col telefonino oggi facciamo tutto, e anche cose molto interessanti, però ci siamo, dai, diciamo la verità, ci siamo trasformati in degli zombie, io non vedo una persona per strada, cioè tutti siamo... È vero, è vero. Senza badare a macchine, a passanti, a nulla. Certo, e sì, ognuno va anche al ristorante, bellissimo. Io osservo, perché per il mio mestiere osservo, e al ristorante, Gerà, diciamo la verità, quando io e Gerardo usciamo insieme da soli e andiamo a cenare, ognuno, tu vedi queste coppie che...
che cacchio fate? Cioè, chi, perché? Comunicano tra di loro, dico, mi mandate il messaggio. Questo è un po' triste, diciamo, però gli eventi, difficile cambiarli, cioè il nuovo mondo è questo. Quindi il professore diceva una cosa giusta, l'equilibrio, ma mica è facile trovare quell'equilibrio. E la professoressa invece ha detto una cosa giusta, il fatto della giornalista della Sette, no? Mi diceva, che ha usato una proposizione, con invece doveva essere. Vi faccio un esempio, Gerardo che è un autore, quando facevo Striscia, noi, io non sono un giornalista, quindi la giornalista della Sette, diciamo, era obbligata insomma, a parlare correttamente, quando noi che siamo dei, come dire, degli artisti, insomma, in un programma così, era quasi d'obbligo usare l'errore, lo sa? Perché io, quando facevo Striscia, dovevo comunicare in una maniera molto semplice e quell'errore poteva andare bene perché arrivavo a tutti. Perché quel programma che io ho fatto per 19 anni, alle 20:45, arrivava un pubblico che era fatto di un pubblico vasto, un pubblico che magari non era coltissimo, o comunque bisognava arrivare e far capire le cose in una maniera semplice. Quindi l'errore era anche consentito in quel tipo di televisione, in quel tipo di televisione. Mentre meno per chi? Perché noi siamo, come dire, dei guastatori, e quindi se quella parola arriva meglio va bene, era consentito anche dagli autori. Quindi cosa voglio dire? La comunicazione è importante, e quello era un modo di comunicare e di arrivare a quel tipo di pubblico, cioè di arrivare a tutti. Certo. Se io lo raccontavo così, se io invece avessi parlato in maniera un po' più precisa da giornalista, non sarei stato io e non sarebbe stato il programma, insomma. Beh, ti dirò, io quando ho iniziato la mia carriera giornalistica, una delle prime cose che Mario Gismondi all'epoca in quotidiano, Mario Gismondi, di Via Melo a Bari. Lui pretendeva un linguaggio che fosse il più simile possibile a quello parlato, addirittura anche gli anglicismi non li voleva, cioè perché devi scrivere t-shirt se si dice maglietta, perché dici al fine di se puoi dire per, lo voleva più semplice possibile, perché l'idea era proprio quella di dover arrivare a tutti. Certo, bisogna arrivare a tutti, e non possiamo neanche non dare l'importanza ai social, perché per esempio Facebook, io non sono proprio espertissimo, però so che bisogna usarli per chi fa il mio mestiere. Io li uso più che altro per pubblicizzare cose di lavoro, e quindi in questo momento io farò un selfie, perché il mio, quello che il cura gli ha detto, no, ti devi fare il selfie, allora io lo devo fare il selfie adesso, sì, tutti insieme, facciamo così, perché sennò poi si cambia, ecco. Allora io lo faccio così. Vedi il bello delle gambe lunghe, vedi? Mai. Facci buona pubblicità, bravo. Niente, questo. Ecco. Se volete vado avanti. Professoressa Conte, le ha passato la palla, no? Questo giornalismo, questi media un po' mistificatori. Poi oggi con l'arrivo del web, in effetti, anche le fake news sono aumentate. Il giornalismo di tipo politico, quindi molto pilotato. TV che appartengono, sì, a moltissimo, politici. Tra l'altro davvero Mingo mi ha passato la palla, perché non solo ha cucito benissimo, complimenti, un po' tutti gli interventi precedenti, ma anche perché ha detto una cosa, e quindi entro in un territorio per due minuti nel quale non pensavo che sarei entrata, che è quello che io intuivo, anche parlando con amici artisti che lavorano nel mondo dello spettacolo, del teatro, mi è capitato di parlare di queste cose. E lei lo ha detto in maniera precisissima e secondo me è giusta, cioè quando lei lavorava a Striscia doveva violare la sua conoscenza dell'italiano a volte, proprio perché doveva comunicare al pubblico più vasto possibile.
Di che esperienza personale voglio parlare? Di una cosa che non so se è capitata ad alcuni di voi ragazzi o sta capitando. Ora il mondo della scuola è un po' diverso, io ho 46 anni, quindi quando io andavo al ginnasio le cose erano diverse. Cosa mi è successo? Io avevo pochissimi amici quando facevo il ginnasio, perché ero quella che oggi si chiama una nerd. Leggevo moltissimo, studiavo moltissimo, fare queste cose mi piaceva, quando qualche volta potevo, non potevo farlo spesso, andavo a teatro, guardavo moltissimi film a casa. Quindi chiaramente, fatalmente, questo succede a 13-14 anni, non venivo considerata la più simpatica della classe, poi mi è andata molto meglio dopo. Che cosa ho fatto? Quello che ha raccontato Mingo e che mi hanno raccontato altre persone, che ora sono mie carissime amiche, che io ho conosciuto a 23 anni, quando sono andata a Pisa, alla scuola normale superiore, a fare il dottorato. Io al ginnasio ho deciso a un certo punto, scientemente, una cosa che i miei genitori hanno saputo quando io sono diventata adulta, di iniziare a prendere qualche cattivo voto, altrimenti io non avrei avuto amici. L'ho fatto per 2 anni e l'ho fatto nelle materie che mi interessavano di meno, la matematica, poi la fisica. Non ce la facevo proprio a prendere cattivi voti in italiano, latino, greco, questo non l'ho fatto, però ho fatto questa cosa scientemente, perché essere com'ero, cioè troppo precisa, troppo perfetta, non mi consentiva di comunicare con i miei coetanei. Io lo dico adesso in questa forma, ma era questo, una mancata comunicazione, forse anche un po' per colpa mia, perché da ragazzi non si capisce che si, come dire, non si deve parlare solo di quello che piace a noi. E quindi vengo adesso al mio mestiere di insegnante, di studiosa, ma anche di divulgatrice, no? Perché prima la nostra bravissima conduttrice ha citato un premio che io ho preso di recente durante una manifestazione che è un premio nazionale di giornalismo. Io non sono una giornalista professionista, non sono neanche una pubblicista. Che cosa è successo? Che pian piano nella mia carriera di professoressa universitaria, io sono una storica dell'arte, insegno all'Università di Foggia adesso con grande gioia e con grande profitto, perché ci sono anche tanti ragazzi che scelgono di rimanere qui e quindi, come dire, si fa un grande percorso insieme, anche in qualche modo, uso un'espressione che forse è un po' vieta, ma di impegno civile comune, no? Si decide di, io sono pugliese di origine, di tornare nella propria terra e di portare, non tutto quello che si sa, perché nessuno di noi sa mai tutto, neanche di quello che insegna e che studia, ma di quello che si conosce, di quello che piace. E che cosa succede? Che cosa cerco di fare, appunto? E qui vengo al discorso di quella menzione al premio giornalistico. Cerco di comunicare nella maniera migliore possibile. Quando insegno, come lo faccio? Cerco di non dimenticarmi mai cosa io chiedevo ai miei professori a scuola e all'università. Che cosa volevo quando loro facevano una lezione? Beh, naturalmente che conoscessero bene le loro materie, no? Questo è scontato, ma io non potevo giudicare, neanche voi potete giudicare, perché voi siete studenti e i vostri professori e le vostre professoresse si presume che vi diano una garanzia a priori di conoscere la materia che insegnano al 100%. Allora, come mi facevano appassionare alle loro materie? Spiegandomi, uso sempre questa espressione anche ora che insegno, come funzionava il giocattolo, cioè facendomi vedere durante ogni lezione come arrivavano a conoscere una cosa, perché arrivare lì e spiattellare quando si insegna quello che abbiamo studiato anche noi, perché noi continuiamo a studiare su un libro, quindi solo il contenuto, funziona fino a un certo punto. È molto più bello, crea molto più legame tra, lo diceva la professoressa Cozzoli, emotivo, tra un insegnante e uno studente, anche il modo in cui si racconta, in cui si trasmette una cosa, ma soprattutto quando l'insegnante dice: io sono arrivato a conoscere questa nozione, che quindi non è più solo una nozione, così, guardando quel film, in quel film si parlava di un libro, allora sono andata a leggere un libro, ho saputo di più, e quindi è una catena bellissima. Quindi per me da studentessa ha funzionato così, cioè io sono diventata storica dell'arte perché ho avuto la fortuna di avere prima uno, poi due, poi tre professori che non erano solo storici dell'arte, ma che visualizzavano per immagini molto bene anche i testi, la narrativa, la poesia, mi facevano vedere le cose per immagini. Quindi a un certo punto
appunto è nata una passione che poi si è tradotta anche in quello, e quindi vengo al premio, anche al motivo per cui io sono qui oggi e per cui ringrazio il presidente D'Addario in particolare e tutta l'organizzazione. Sono diventata anche una divulgatrice, cioè ho capito che come i professori che io consideravo bravi facevano, dovevo fare anch'io a un certo punto, facendo il doppio della fatica, cioè dovevo divulgare, comunicare appunto quello che sapevo con un linguaggio il più possibile privo di eccessivi tecnicismi, qualche volta magari quando scrivo, naturalmente non commettendo degli errori, ma quando scrivo sul giornale online sul quale ho una rubrica che si intitola "Per capire l'arte ci vuole una sedia", poi se qualcuno dopo ha voglia di sapere che vuol dire questo titolo glielo racconto, perché ci sono tante cose dentro, ovviamente uso degli anglismi quando è necessario. In questo caso faccio una cosa contraria, no? Cioè per farmi capire da un pubblico vasto uso parole che magari sono più di moda, ma lo faccio consapevolmente, non lo farei in un libro, in un testo scientifico o a lezione. Quindi in questo momento qui la comunicazione per me passa anche attraverso una rubrica digitale, quindi che non è solo di cultura e non solo di giornalismo, perché parlo di tante cose. E poi sì, anch'io, come diceva Mingo, ho scoperto tardi i social, li ho scoperti verso la fine del Covid, anche per ragioni che tutti possiamo immaginare. Sì, ci ha avvicinato molto al mondo social, moltissimo, nel senso che io ero una di quelle che dicevano no, ma io Instagram, Twitter, che cos'è questa roba, non sia mai. Anzi, molti insegnanti che non accendevano neanche il PC poi si sono trovati, certo, certo, io a devo fare dire le riunioni online. Infatti, allora, dal punto di vista dell'essere, come dire, molto propensa ad affiancare i vecchi mezzi a quelli nuovi, devo dire su questo io sono molto aperta, cioè come hanno detto un po' tutti, il mondo deve andare avanti, non riesco a essere conservatrice, oscurantista, non funziona, altrimenti io stessa non potrei fare le decine di cose che faccio. Però Instagram e Twitter per me sono stati importantissimi nella comunicazione, anche per far conoscere, come diceva Mingo, quello che faccio. Cioè, quando il direttore del mio giornale, che è Mario Nanni, un giornalista politico anche di notorietà nazionale, mi ha detto, una persona abbastanza più anziana di me, cioè, ma tu non sei su Instagram, quindi sì, d'accordo, ma chi ci legge, chi saprà che adesso il giornale ha una rubrica di cultura? E da lì le cose sono andate anche in un certo modo, cioè anche in maniera insperata. Non sto facendo, ragazzi, mi rivolgo a voi, un discorso legato a un successo che io non ho peraltro personale, sto dicendo che i social sono preziosissimi nei nostri ambiti, nella cultura, perché voi potete fare dei bei post su Instagram parlando di un bel libro che avete letto, non facendo il riassunto, ma magari dicendo questa frase qui mi ricorda un posto che ho visto. Io stamattina, poi la chiudo, sono arrivata qui davanti, ero venuta altre volte, una volta come premiata e altre volte insomma come ospite del premio Zingarelli, ma qui davanti non ero mai venuta e ho visto per la prima volta, la conoscevo in fotografia, la piazza con appunto i granai, il piano delle fosse appunto, che è un luogo meraviglioso che conoscevo solo in foto. Che cosa mi è venuto in mente? Ora non so voi a che punto siete della vostra carriera, diciamo, scolastica, non so di quali classi siete, se studiate la Divina Commedia di Dante, ma a me, che sono insomma ormai molto più avanti nel mezzo del cammino di nostra vita, è venuto in mente un verso famosissimo per chi ha la mia età, del canto nono dell'Inferno, quello degli eretici. Lì c'è Dante che descrive a un certo punto questa piana con gli avelli, no, con le arche in cui ci sono gli eretici che bruciano per l'eternità, e dice: lì come ad Arli overodano stagna, ci sono, qui faccio la parafrasi così ci capiamo, queste arche scoperte da cui escono le fiamme. E a me è venuto in mente questo, cioè a questo serve sapere le cose, dico sempre ai miei studenti, ma poi non essere noiosi, cioè ti viene un'immagine in mente quando tu sei in un posto e lo puoi raccontare solo con quelle parole. Io farò un post su questo, ma non per fare la saccente, perché lo so dire con quelle parole ed è meraviglioso. E vi do un consiglio di lettura, proprio è uscito adesso un libro bellissimo di un mio collega che è anche un mio amico, un po' più anziano, che ha studiato con me alla Scuola Normale, che si chiama Claudio Giunta, anche lui è abbastanza social, e ha pubblicato per Feltrinelli un libro pochissimo costoso destinato proprio a voi, a chi ha dai 14-15 anni in su, che si intitola La Commedia raccontata da Claudio Giunta. Fatevelo, come dire, commentare dalle vostre insegnanti e partite dal canto degli eretici, vedrete che questa immagine qui vi viene in mente, che non ho torto. Grazie professoressa.
Lei ha tirato fuori un tema importantissimo. È vero, spesso si pensa, no, che i ragazzi abbiano una loro indole, delle loro passioni. È vero, ma è anche vero che dalla scuola, col professore giusto, quella passione nasce. Quindi si può trasmettere. Noi solo quello possiamo fare, più che insegnare nozioni, perché per me ha funzionato così, proprio anche rubando, mi scuso, ancora qualche minuto. Ma vedete, proprio io mi infiammo come se fossi ancora a scuola e poi all'università. Se io non avessi avuto prima mia madre, che è stata una bravissima insegnante nella sua scuola e con me le mie sorelle, è stata la mia prima maestra, e poi il mio primo professore di storia dell'arte e tre professori durante il dottorato, io probabilmente avrei avuto un'altra vita. E ci dicevamo prima con la professoressa Alfieri, noi siamo fortunati perché facciamo uno tra i pochi mestieri, forse soltanto gli artisti sono come noi, che consentono di far aderire la nostra vita quotidiana a quello che facciamo per vivere. Non ce ne sono molti altri. Che poi è il miglior augurio che si può fare ai ragazzi, no? No, ma non voglio rubare, gli altri debbono parlare. Ma se nella vita incontri un maestro, tu sei fortunato. Questo è il problema di fondo. Il problema è trovare un maestro. Allora, le esperienze personali non valgono. Ma io sono... un secondo. La mia vita è cambiata quando ho trovato un maestro. Poi ne ho trovato un altro e io sono fortunato perché ho trovato due maestri nella vita. E noi qui oggi abbiamo... un professore che è un ottimo comunicatore, che ha capito subito, io mi permetto di dire nonostante l'età, ha capito subito il potenziale dei social. Alcuni dei suoi testi addirittura si intitolano La letteratura al tempo di Facebook, La divina commedia in 100 selfie. Professore Gargano, lei è molto vicino al linguaggio giovanile, è molto diretto, è un grande comunicatore. Sì, grazie. Io ho scelto alcuni anni fa, più di 10 anni fa, di diventare maestro di strada, di abbandonare le aule accademiche nelle quali spesso mi ritrovavo a parlare a me stesso. E allora ho scelto la strada. Anzi, amico, mi permetto di suggerire di installare sul suo telefono l'app Be Real, così eviti di fare due selfie. Quello scatta in tutti e due i sensi, capito? Allora, guarda, avresti guarda fatto che esperienza, un solo guarda. Selfie e scattavi in tutte e due le direzioni. E mi permetto, vista la comune amicizia con Gerardo. E allora, sì, come anche il canto evocato, il canto di adesso dalla professoressa, dalla collega, il canto di Farinata, che quello poi si chiamava Manente degli Uberti, Farinata perché mangiava la focaccia di ceci, è il canto nel quale Dante ha preso proprio da una consuetudine barese, perché quando arriva Farinata, sente parlare, lo riconosce, lo ferma e gli dice: scusa, ci appartieni. È come voi siete mai andati a Bari Vecchio? Entrate a bar, appena entrati da bar, forse anche nel centro storico di Cerignola, sta sempre quella vecchia che ti blocca e ti dice: a ci appartieni? La prima domanda che Farinata fa a Dante è: a chi fuori i maggiori tuoi? A ci appartieni? Dante risponde e poi va avanti il canto. Non voglio tediarvi con altre cose su Dante, eccetera. Ma comunicare, ecco perché dicevo, più di 10 anni fa, una quindicina d'anni fa, ho detto: ma io devo frequentare. Per esempio a Policoro ho parlato di Dante in spiaggia, qui a Cerignola alcuni anni fa ne ho parlato al bar Monomarcord, bar in centro, quello Dogali, Tripoli, un nome, Gorizia, un nome risorgente. E allora nelle strade, nelle piazze, eccetera, comunicare, mi limito alla comunicazione, comunicare significa capire e farsi capire. Domande, risposte, eccetera. Stamattina, quando sono arrivato a Cerignola, in una zona periferica, campeggiano un sacco di striscioni con questo slogan: Cristo è la risposta. Io ho rallentato, mi sono chiesto: ma qual è la domanda? Capito? Cioè, la comunicazione è domanda e risposta. Adesso è scritto: Cristo è la risposta. E la domanda, qual è? Cioè, allora, noi per anni c'è stata sta moda che il numero fosse inequivoco, cioè che fosse comunicare con un numero, pensiamo ai voti a scuola, no? 3 e 3, no? Sto giudizio che non si capisce, no? Dobbiamo scrivere questo giudizio sfumato. Invece il mito della comunicazione 3 e 3, no? Un momento, perché sto per attaccare i numeri. Un momento, allora io ho detto: c'è stato sto mito che il numero
fosse lo strumento, diciamo, meno equivoco. Cioè, beh, come sa Antonio, io sto tornando da Teramo, ho preso parte ad un forum lì del Gran Sasso con un intervento su letteratura e sport, e come sono uscito dall'autostrada a Giulianova, alla prima rotonda l'indicazione Teramo 18 km, ho preso la strada, ma manco 800 metri dopo la seconda rotonda Teramo 12 km, sa Ezio, mi sarò addormentato, so fa 6 km e non me ne sono accorto, continuo a camminare, dopo un po' Teramo 14 km, sì, no, mi devo fermare, devo mettere un tom-tom, metto il tom-tom, Teramo 16 km, dove stava Teramo? Ho spento tutto, ho detto quando arrivo, il ritorno stamattina non mi sono affidato più alla segnaletica, ai numeri, eccetera, no, ho detto casa, come ti? Sono detto macchina, casa, e mi ha portato di nuovo in Puglia. Allora, poi un'altra in autostrada, stanno quelle gigantografie che mettono, quelle indicazioni che mettono sulla cosa, no? Dice, dove danno tanti consigli, quando guida e basta. Spesso, ieri ho visto questa cosa qua, al chilometro 342 coda per incidente. Sì, 342. E dove è? E dove stai scritto? Allora, ho guardato subito il mio contachilometri, io avevo 232.000 chilometri, ho detto non sarà una cosa mia, e ho guardate l'indicazione dei chilometri in autostrada, sta sul New Jersey centrale, Upper Coast Central, ed è il cartellino che sta è di queste dimensioni, scritto piccolissimo, 298, 299, per gli incidenti si fanno per guardare quella perché tu non riesci più a vedere dove sta l'indicazione del numero del chilometro, per individuare il numero ci sono gli incidenti, è ovvio. Allora, maestro di strada, cosa sulla strada, cosa voglio dire io? Che io a casa, come sta scritto qua? Antidepressivi. Ho preso 2-3 fogli dai miei antidepressivi, lo studio ce l'ho giù, no? Allora, quando mi sentono ridere da su, mia moglie, mia figlia, dice, ma papà, bisogna dare di antidepressivi. Perché? Molti amici miei, sono questi fogli. Io ho diversi amici, chi lavora all'Enel, chi lavora alla Telecom, chi lavora alla Quedozza, e mi coprono le generalità e mi mandano le protocollate, non sono invenzioni mie. Mi mandano le lettere e io, altro che illustri accademici, la lingua di strada. Voi non dovete pensare a voi, professori, studenti, no! La lingua di papà, di mamma, forse la vostra fra 20 anni, eccetera, la lingua della gente, leggiamoci dalla Gazzetta le lettere, non di Gismondi, non con la cura Gismondi. Allora, questo signore, è una lettera del 95, mi chiamo Tuseo Leonardo, anzitutto, e vi scrivo per sottoporvi all'attenzione alcune imprecisioni. Anzitutto il mio cognome è Tuseo e non Tusco, come da anni continuate a scrivere. Inoltre il mio domicilio era, non dico la città, era in via Messapia 18 e non 20. Ho adoperato il passato poiché, essendo deceduto dal 1947, mi trovo ad avere, come potete immaginare, ben altra collocazione. Riguardo alla vostra richiesta di controllo del codice fiscale, essendo impossibilitato a muovermi, visto che è muerto, vi invito con cortese sollecitudine a raggiungermi. Venite voi dove sto io, così da potervi dare di persona tutte le cose. La lettera viene chiusa con un amen. Quest'altro signore di, questo un po' lontano di qua, ve lo dico, di Gravina di Puglia, chiedo la collaborazione del sacerdote qui accanto, non dico bugie, vero? A parte che è tutta da vedere, non solo da leggere, è da vedere a proposito dei selfie. È scritta a mano, vero? È scritta a mano, è ovvio, a proposito dei selfie, c'è la poesia di Ugo Foscolo, che descrive se stesso, fa un selfie, cioè il selfie non è mica solo quello così, occhi incavati, crin fulvo, tersi denti, ci dice pure che se lavava i denti tutti i giorni, tersi denti, eccetera. Quindi questo è un testo da vedere. Corrado Govoni scrisse un autoritratto che è un disegno da vedere, da leggere. I selfie non sono solo quelli digitali, questo è da vedere innanzitutto perché non ci stanno accenti, no? L'acuto per il grave per l'acuto, non ci stai proprio, non c'è proprio. Dopo tutta una serie di
accuse nei confronti del vicino di casa, perché come al solito l'umido in casa è colpa sempre di chi abita a fianco. Dopo tutta una serie di accuse e calunnie con il vicino, poi tutto con dumeli, bestemmi contro l'acquedotto, alla fine scrive, sto leggendo per davvero, vero Don Ignazio, concludo, dopo tutta una serie di gastemi, dice, concludo questo mio scritto sperando non sia preso in considerazione. Vabbè, è un altro. Poi un altro ha scritto direttamente sulla bolletta che gli è stata recapitata. Qui altro che Machiavelli, c'è gli anacoluti, cioè è una cosa da studiare davvero. Mi sono stufato e rotto le palle con queste bollette pagate o non pagate. Io vorrei sapere una cosa, come, da dove avete preso questo numero del conto corrente personale della Banca Monte dei Paschi di Siena. Questa è la quarta, ovviamente tutto senza accento, senza avvis, senza annuncio. Questa è la quarta volta che arrivano delle bollette pagate su questo numero e io sono andato alle poste a fare di conti correnti postali, ma adesso basta, queste bollette andranno su Rai 3, la trasmissione mi manda Rai 3 e su Striglia la notizia, capito? Non Striscia, Striglia la notizia, canale 5, non mi potete fare niente perché sono morto 3 anni fa. E vabbè, e questi sono i figli evidentemente che scrivono, oppure a proposito di quella giornalista, la professoressa diceva qui l'acqua è stata edotta. Qui è un'altra protesta di un cittadino contro l'acquedotto pugliese. Allora dice, io sottoscritto, l'acqua è edotta pugliese, mi vede, eccetera eccetera. Allora, mi perdonerà Don Ignazio, ma chiudo sempre anch'io dell'idea del professor Coluccia che gli strumenti devono convivere, è ovvio, perché se io prendessi la penna e la infilassi nell'occhio a Don Ignazio, la colpa non è della penna, non è dello strumento. Anche la tecnologia, Facebook, Instagram, tutto hanno tutti questi strumenti una loro grammatica. La famiglia e la scuola deve educare, deve formare a questa nuova grammatica. Se io mandassi il ragazzo nella biblioteca scolastica a cercare quanti libri di Pascoli o su Pascoli stanno, ne troverà 12, 13 nella biblioteca della scuola media Pio di qui di Cerignola. Se invece scrivessi Pascoli su Facebook, avrei in frazione di secondo 6 milioni di schede. Come si fa la ricerca? L'utilizzo degli operatori logici per selezionare, affinare la ricerca. In biblioteca lo sappiamo fare, ma con internet non glielo insegna nessuno. Questo è il problema. E allora molte discussioni ricordano analoghe discussioni scoppiate in Europa a fine 400, metà 400, quando arrivò il torchietto da stampa, no? E c'è un bel romanzo di Raffaele Nigro che suggerisco, La baronessa dell'Olivento, in cui si racconta, tra le tante altre cose, l'introduzione del torchio da stampa qui in Puglia grazie al Guercio di Conversano, ai signori di Conversano, no? E allora chiuderei, a proposito di virgole non virgole, mi perdonerà Don Ignazio, con alcuni avvisi di parrocchia per tutti. Non è il caso, non è di questa parrocchia, non è di questo comune, non è di dove e non è di Don Ignazio. Io vengo da Bari, se capite l'accento, che vengo da Firenze. Allora, da Bari è una parrocchia, diciamo, di Bari. Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo un'area attrezzata per bambini. Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del gruppo mamme, punto. Tutte coloro che vogliono far parte delle mamme sono pregate di rivolgersi al parroco nell'ufficio, così diventano mamme tutta una volta. Il gruppo di recupero di fiducia in se stessi si riunisce giovedì sera alle 7, punto. Per cortesia usate la porta sul retro, cioè chi gesto dei presi, non si deve. Vabbè. Care signore, virgola, non dimenticate la vendita di beneficenza, punto. È un buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa, punto. Portate i vostri mariti. Tema della catechesi di oggi.
Gesù cammina sulle acque, punto. Catechesi di domani, in cerca di Gesù. Chiudo con questa, va? Il costo per la partecipazione al convegno su preghiere e digiuno è comprensivo dei pasti. E ci facciamo mai fare questo convegno, preghiere e digiuno, che domani mangiamo sempre. Allora, per strada, vediamo certamente di essere un po' più pop. Ma questa, diciamo, quest'anno l'ho trovato anch'io, no? Fuori dalla porta dei bagni, in un lido, entrare solo con le ciabatte. Però l'appendino per il costume non c'era. Ma questa... Era una spiaggia di nudisti, cioè se tu vai dai nudisti ci vuoi dare... solo con le ciabatte. Professoressa Alfieri, ma questa è nuova, vecchia, mala comunicazione... Questo nuovo tipo di comunicazione, no? Tutti questi che troviamo che vanno dallo scritto ai nuovi linguaggi, che tipo, dove dovremmo classificarli? Allora, ringrazio di perché avrei chiesto io la parola, perché l'ultimo intervento ci ha aperto uno spaccato fondamentale sulla varietà, l'eterogeneità di usi linguistici con cui ci dobbiamo confrontare oggi, e questa è una cosa molto bella perché vuol dire che l'uso della lingua si è allargato, è condiviso da tutti, quindi questa è un'aspirazione fondamentale da sempre in Italia. Qual è l'autentico? Questo direi che abbraccia un problema trasversale, che abbraccia un po' anche la comunicazione mediata dal computer o mediata dai dispositivi, perché oggi quest'uso, prima noi cosa avevamo? Ecco, semplifichiamo un po', avevamo un unico modello che era la lingua letteraria, dico noi in Italia, nella scuola, nell'uso fino agli anni 50, agli anni 70, quella era la norma unica e tutti si dovevano attenere anche a scuola. Io ricordo che visto che tutti abbiamo fatto ricordi autobiografici, quando io facevo la prima media, la mia professoressa segnava, bravissima, una delle mie prime maestre, nel senso di farmi innamorare di quello che tuttora faccio oggi, della lingua italiana, ci diceva: non devi dire faccio i compiti, eseguo i compiti, non devi dire ho passato le vacanze, ho trascorso le vacanze. Quindi ci si educava un lessico aulico, non devi dire portare ma recare. Allora era giusto, era corretto questo modello. Oggi naturalmente la lingua si è evoluta, la lingua italiana è una lingua moderna, finalmente è una lingua uguale da questo punto di vista, adeguata a tutte le altre lingue del mondo, le lingue di cultura del mondo, mentre prima eravamo una lingua, come appunto si diceva, solo per le serenate, i mandolini, per la poesia e per la musica e per il melodramma. Oggi è una lingua moderna come tutte le altre, che si piega agli usi tecnologici, a tutti gli usi che ci sono. Quindi questo che cosa comporta? Comporta una stratificazione di questi usi, che va da usi basici, chiamiamoli così, di persone che sono appena alfabetizzate o di persone che si cimentano per la prima volta con la scrittura, è quello che noi in linguistica si chiama l'italiano popolare, in cui però non c'entra il dialetto questa è una dimensione dovuta al livello di istruzione, e poi c'è il livello di lingua e nelle situazioni. Ecco, la lingua la usiamo sempre in situazione, e questo lo dobbiamo capire anche dal punto di vista educativo. Che cosa voglio dire? Che oggi ringrazio l'ultimo relatore, perché ha fatto vedere proprio come oggi quello che manca anche negli studenti, anche universitari, è proprio quella che la conoscenza della distinzione tra i vari tipi di testo e tra i vari tipi di situazione. Giustamente voi del mondo della comunicazione dicevate, ci invitavano in certi contesti a parlare peggio, a fare per essere più ammiccanti, no? Più amichevoli. Ma appunto dobbiamo distinguere: se Nino Frassica fa degli errori nel linguaggio comico, gli nanetti, aneddoti, i malapropismi, cioè gli errori, va benissimo, perché deve far ridere. Se nella commedia dell'arte c'erano degli... va benissimo, ma
Se noi vogliamo e dobbiamo educare a un uso consapevole, competente della lingua, dobbiamo fare capire proprio le differenze d'uso, quindi non più dire, come faceva la mia professoressa, non devi dire così, ecco, dicevo, il reprimere è cieco, è sbagliato. Spiegare in certi contesti, puoi dire faccio i compiti, in certi contesti, rivolgendoti a qualcun altro, devi dire ho eseguito questo compito. Questo è il modello e il messaggio corretto che qualunque buon educatore all'uso linguistico, educatore alla comunicazione deve inculcare. E purtroppo ci accorgiamo che questo non c'è. I ragazzi oggi, anche quando scrivono mail, ormai comunichiamo con le mail, io non voglio essere fraintesa, io non sono né conservatrice né purista né la maestrina con la penna rossa e blu. Io sono una storica della lingua e noi facciamo anche sociolinguistica in qualche modo ormai. Quindi dobbiamo stare attenti però alle varietà sociali e alle varietà tipologiche. Allora, se devi scrivere una mail formale, la scuola deve dare anche un'educazione professionale, non ci dobbiamo esimere da questo. La scuola e l'università, io questo lo dico sempre ai miei studenti, per esempio, quando tu scrivi una mail al tuo collega, una chat, puoi usare il linguaggio sciolto, vicino al parlato, va benissimo. Ma se tu scrivi una mail per chiedere un appuntamento, per allegare una tesina, devi usare un linguaggio un po' più formale. Un po' come gli outfit, no? Se per ogni... Un po' come gli outfit, se scegliamo l'abito giusto, certo, per ogni occasione, il famoso scegliamo anche il linguaggio. Quintiliano giusto. Cosa diceva ai suoi alunni? Devi usare la lingua come gli abiti, è un paragone, questo è didasca importantissimo, e questa è la difficoltà. Che oggi non è così complesso l'uso, il repertorio della lingua italiana, che è complesso anche insegnarla. Quindi il nostro compito deve essere questo, di insegnare, anch'io potrei, ce ne ho tanti nel computer ma non voglio sottrarre tempo, delle mail pittoresche degli studenti in cui scrivono come parlano. Essendo che non posso venire al ricevimento, mi può registrare la virgola, virgola, virgola. Ecco, però non è questo il problema, è invece cercare di fargli capire che si devono sapere muovere. Cosa ci dice l'Europa? Li dobbiamo educare anche alla cittadinanza, al di là del burocratese. Che significa? Ti devo dare gli strumenti per saperti muovere nella società. Cose, strumenti che la famiglia magari o l'ambiente in cui vivi non ti può dare, la scuola e l'università hanno il dovere di darteli, e questo è il nostro compito. Quindi attenzione, sensibilizziamo questo, diceva giustamente Pino Coluccia, dobbiamo educare un binario, deve essere binario il sistema educativo, certo, dobbiamo educare alla scelta. Puoi scegliere, Alfieri, e quindi in effetti capire, ci sono diverse istituzioni, no? Sì. Abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato della scuola, dell'università, ma c'è un'ultima istituzione che un tempo parlava alle masse, parlava davvero a tutti, e fino a qualche decennio fa parlava moltissimo anche ai giovani, ma che adesso diventa più silenziosa, e questa è la Chiesa, Don Ignazio. Sì. Noi oggi abbiamo, non voglio dire l'ateismo, ma sicuramente un agnosticismo che cresce, perché la Chiesa diventa più lontana. Un tempo aveva, ogni Chiesa aveva la sua comunità, aveva il suo modo per attrarre i giovani, ma anche l'organizzare un viaggio, le catechesi. Oggi invece è più lontana, a parte qualche parroco che si lancia magari anche su TikTok e cerca ancora di fare questo lavoro. Intanto vorrei fare un passettino indietro, ma di qualche secolo. C'è una frase del Vangelo di Matteo che dice: gli scribi farisei che parlavano alla gente non venivano molto ascoltati, però di Gesù si dice è uno che parla con autorità. Ecco, questa affermazione da dove nasce? Perché Gesù parla con autorità? Perché il suo modo di parlare è molto diverso da come i maestri che l'hanno preceduto hanno parlato alle masse, alle folle. Gesù parlava come maestro di strada, come diceva il professor Gravina, come maestro di strada parlava alla gente che aveva di fronte, cercava di capire chi erano e cercava di parlare e comunicare con molta semplicità, non tralasciando il vecchio, ma parlando del nuovo e trovando il giusto equilibrio, perché lanciare un messaggio significa
parlare di qualcosa che possa cambiare la vita delle persone. Oggi la Chiesa perché si pensa che non parli più alle masse come una volta? Diciamo che c'è un nuovo continente. Più che altro a volte si pensa che non parli più. Che non parli più, no. La Chiesa parla, solamente che tante volte usa un linguaggio forse fuori tempo. Uno dei problemi è proprio questo. Un linguaggio fuori tempo che fa fatica ancora a prendere piede nel nostro contesto ecclesiale. Dicevo appunto che il mondo del digitale, il mondo di internet è un nuovo continente per noi, per la Chiesa, e la Chiesa dovrebbe oggi entrare in questo nuovo continente come si faceva una volta, come dei missionari. I missionari che cosa facevano? Quando arrivavano in Asia, in Africa, in America Latina, guardavano prima il contesto dove si trovavano, la cultura, imparavano e poi cominciavano ad annunciare il Kerygma, la buona novella, la bella notizia della risurrezione. Oggi forse quello che manca è proprio questo. Ci siamo immersi anche noi come Chiesa tante volte nel mondo digitale senza forse conoscerlo bene e a volte anche usarlo male, perché i rischi sono molto alti, come sono alti i rischi per i giovani che magari si approcciano a questo mondo anche di TikTok, Instagram e quant'altro. Se non vengono usati bene rischiano di fare del male. Anche la Chiesa, se non li usa bene, rischia di fare del male. E il modo più semplice per poterlo usare è rendersi conto che anche TikTok può essere uno strumento innovativo, perché non esiste una pastorale fatta con i libri, ma esistono solamente delle strategie per comunicare con gli altri. Il mondo della Chiesa dovrebbe oggi capire che il digitale, TikTok e quant'altro può essere solamente un modo per suscitare curiosità, con degli slogan, con dei video, con delle frasi, con delle affermazioni, ma sappiamo tutti che il mondo digitale non sempre dà dei contenuti. E allora la Chiesa dovrebbe oggi imparare, e lo dico da prete appunto, dovrebbe imparare a usare TikTok e questi nuovi strumenti digitali per creare curiosità, per affascinare, perché trovando curiosità, creando curiosità nei giovani, i giovani possono anche poi chiedere di poter approfondire e quindi poter dare loro dei contenuti, perché TikTok non dà contenuti, dà solamente slogan. È vero, i giovani sono lontani dalla Chiesa. Io la domanda me la sono sempre fatta al contrario: perché la Chiesa è lontana dai giovani? Decisamente. Ecco, e allora proprio questo lo dico a modo di provocazione a me e anche a tutti coloro che magari operano nel nostro settore, di aprire un po' gli orizzonti ed entrare in punta di piedi in questo nuovo continente, perché comunque anche in questo nuovo continente del digitale possiamo trovare una via per poter anche noi sentirci dire: è uno che insegna con autorità, e l'autorità viene dalla passione con cui si fanno certe cose. Grazie. Mingo, Don Ignazio ha lanciato una palla importante. Io voglio concludere questo convegno con te e tutti sani soprattutto, lanciando appunto un messaggio sull'uso che i giovani fanno, a volte anche inappropriato, di questi social. Beh, no, l'uso è inappropriato in alcuni casi in maniera drammatica. Io mi riferisco agli ultimi eventi che proprio secondo me veramente da... Sì, quelli dei ragazzi che hanno fatto, facevano quella corsa, correvano in macchina e hanno... E sono andati a cambiare il destino di altre persone. Quello è... cambia il tuo, ti schianti, muori, sei una testa di... Ma quando tu vai a uccidere altre persone che magari non, ovviamente non c'entrano nulla, vivono, beh, lì è un fatto molto grave ed è anche un segnale forte di dove sta andando questa generazione, no? L'altro giorno ho visto una cosa in TV, un ragazzo che è stato invitato in un talk show perché faceva evidentemente audience, non mi ricordo cosa aveva fatto, non ricordo. Gerardo, tu ti ricordi? La cosa assurda, non so se avete sentito questa cosa. Così faceva questo ragazzo: per andare a Riccione in discoteca, ha fatto finta di sentirsi male e ha fatto arrivare l'ambulanza per farsi portare a Riccione. Ora è una cosa, perché tu hai tolto un servizio, vabbè, lì c'entra tutta l'educazione, la cultura, ma credo abbia pure anche ripreso tutto dal video. Questo è follia, è il dramma di dove sta andando questa generazione dei ragazzi, cioè con l'uso della tecnologia. Quindi
Io credo che, non so, non ho una ricetta, non so cosa dire, veramente non ho, mi fermo a un certo punto, non so che cosa passa, ma anche drammatico, anche la TV che l'ha chiamato, e lui tutto contento è andato a farsi vedere in prima serata. Questo è il vero dramma. La generazione, ma anche i mezzi di comunicazione, fondamentalmente ancora oggi si vive a di giocare, a sperare, no? Cioè a fare un mestiere che secondo me io non l'avrei invitato, cioè non l'avrei, avrei nascosto questa persona, sia per lui che per... E invece no, si continua a sfruttare ancora oggi il cinismo, perché purtroppo siamo ancora legati a quella TV che io ho fatto, e quindi so cosa vuol dire fare audience, perché io dovevo fare audience in tutte le maniere, quindi senza... Quindi siamo a un livello ancora drammatico. Io non so cosa, non so perché c'è una strada. Io posso dire una cosa, quando la professoressa ha detto, parlava dell'ignoranza, cioè di Nino Frassica, cioè usare questo, gli errori, no? Parlare in maniera... ma è sempre stato così, cioè l'ignoranza o fare la persona un po' gretta, ignorante, viene usato dai comici. Che Cozzalone, la sua fortuna, che personaggio propone? Un personaggio barese, ignorante, e tutti ridono perché lui è bravissimo. Anche Pio Amedeo, che strumenti usano? Che personaggi fanno? Dei grezzi, e hanno un successo pazzesco. Ora mi spiegate perché l'ignoranza fa così ridere? No, non voglio aprire un altro, dobbiamo chiudere. Decisamente dobbiamo no, chiudere. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, dobbiamo andare a mangiare. Le campane hanno rintoccato. E infatti ho sentito. Io saluto Mingo. Saluto la professoressa Cozzoli, vi invito a scendere man mano, la professoressa Alfieri, la professoressa Conte, sì, potete scendere. Il professor Coluccia, con loro ci rivediamo stasera per tutti gli approfondimenti e per le premiazioni. E saluto Don Ignazio, grazie mille per aver partecipato con noi a nome del Vescovo. Trifone Gargano, invece ti invito a rimanere un po' qui con me, il presidente nel frattempo ci raggiunge, perché, tieni questo te lo do, so che ti piace parlare al microfono. Gli piace dare spettacolo, gli piace, è inutile dirlo. È uno showman. Volete che vi parli contro Manzoni? Che volete? No, assolutamente no. In realtà è il presidente che vuole parlarti, no? Perché vuole rilasciarti un attestato. Un attestato di partecipazione, un riconoscimento che l'associazione Motus ti dà. Io ne leggo subito la motivazione. Con grande proprietà di linguaggio viaggia nella letteratura attraversando i territori, facendo le pulci a Dante Pasolini e Manzoni. Ed è vero, il professor Gargano è passato dalle sue esperienze, dall'università di Bari, nei licei, nelle università di Foggia, di Roma, anche un'università della Polonia addirittura, no? Autore di numerose pubblicazioni, collabora con l'enciclopedia Treccani, con il quotidiano L'Attacco di Foggia, con diversi blog letterari, è commentatore televisivo e radiofonico, lo trovate sui social. Colpa di Gerardo. Sempre colpa sua. Con Progedit ha pubblicato, l'abbiamo nominato prima, La letteratura al tempo di Facebook, La divina commedia in 100 selfie e altri tantissimi libri che con linguaggio giovane raccontano appunto la letteratura italiana. Io mi sforzo di fare ciò che il professor Coluccia e la professoressa Conte hanno evocato prima, e cioè citando Pasolini 80 anni fa faceva il supplente la mattina a scuola, il pomeriggio scriveva degli articoli, in un giornaletto di Venezia scrisse: l'alunno va incuriosito ed emozionato, i maestri, l'alunno va incuriosito ed emozionato, il mio sforzo quotidiano è quello di incuriosire ed emozionare. Io chiedo scusa a tutti. Perché adesso questo premio? Perché oggi pomeriggio me ne devo scappare, in quanto alle 19 in provincia di Bari devo parlare in piazza, Piazza Dante, in piazza ai ragazzi di Calvino, il mio Calvino Pop. Questo è l'anno di Calvino
e l'ultimo articolo uscito, piccolo saggio, su Treccani 2 giorni fa, il dantismo carsico di Italo Calvino, perché in chiunque può andare a leggere, Calvino, nessuno pensa a Dante, colpa, merito lo stesso di Calvino, tutti pensiamo ad Ariosto, perché il padre, l'antecedente, l'ombrello sotto il quale Calvino si è mosso è il Furioso, non solo per la trilogia degli antenati, ma per la struttura labirinto, eccetera. Nessuno pensa a Dante, eppure io lì, in questo microsaggio uscito su Treccani avantieri, faccio notare come ci sia, a livello carsico va individuato molto Dante anche nella pagina di Calvino. Quindi chiedo scusa al presidente, agli organizzatori, a chi ha voluto, appunto, deciso di darmi un premio, per me immeritato, però nel pomeriggio devo scappare. Le parole, la decina andava così, basta così. Basta così. Poi qui mi trovo a casa perché mi chiamo Trifone, il coprotettore San Trifone di Cerignola. Mi ha creato molti problemi, no Cerignola, perché una volta a Palermo arrivo per parlare ad un convegno su Pirandello, vado all'albergo Hotel Politeam e chiedo la stanza del professor Gargano. Non c'è, dicono. Dice, poi come non c'è? Ha prenotato l'università. No, non c'è. Vabbè, dici, dammi una stanza. Controllò, disse, siamo al completo. E che facciamo? Dormo in piazza Politeama anziché in albergo? Poi mi venne il lampo di genio, dissi, vuol vedere il professor Trifone? Quello controllo, dissi, sì, abbiamo la prenotazione, ho carte di identità, sogli, non verrà nessun professor Trifone. Poi chiamai mamma e dissi, sono nome da dare ad un bambino, a proposito della comunicazione, sono tutta la vita perseguitata da suo nome Trifone, preso se... Poi però dissi a lui, d'accordo, tu l'hai scambiato per cognome, ci sta, Trifone ci sta come cognome, manca a te, mi potevo chiamare Gargano di nome? Come al solito il tuo linguaggio propone un assecondamento verso il tuo discorso. Volevo solo dire due parole a proposito della comunicazione. Adesso si tende sempre più a scrivere in maniera abbreviata. TVB, lo voglio dire a tutti i ragazzi, potrebbe anche essere, potrebbe anche significare ti vedo brutto. Quindi non è corretto scrivere TVB per dire ti voglio bene, perché uno potrebbe intendere ti vedo brutto, ah quanto sei brutto. Questo è un po' il senso. Ma le sigle servono, la professoressa ce ne può dare conferma, nei manoscritti medievali stanno tutte la crocetta tagliata. DAD, noi siamo stati 2 anni in DAD, per me non è didattica a distanza, Dante a domicilio, e lo facevo attraverso internet. Ok, grazie. Questa è la targa che mi piace consegnare. E questa è la pergamena, grazie, da affiggere certamente in ufficio con la cornice, sì. In maniera tale che si possa... Noi ovviamente passiamo a controllare se è stata affissa con la cornice giusta. Con la cornice giusta.